bambine e bambini. Oggi vi racconteremo una nuova tappa del tour di Primavalle. Siete pronti? Prima di iniziare però vorrei darvi qualche indizio. Dunque, ci troviamo nel cortile della scuola Maffi e dal lato di via Pietro Maffi. Inoltre, per realizzare quest'opera sono stati utilizzati questi strumenti. Infine, i protagonisti di questa tappa siete proprio voi bambini. Si tratta di un murales, il murales realizzato qualche anno fa dallo street artist Daniele Roncaccia. Perché Daniele avrebbe dovuto realizzare quest'opera? Beh, perché lui, come tanti altri artisti, le vostre maestre, gli abitanti del quartiere, credono che trasformare questi muri un po' grigi in dei muri più colorati attraverso delle immagini possa aiutare a vivere meglio. Inoltre dovete sapere che ogni immagine disegnata e dipinta su un muro ha un messaggio. Beh, e questo messaggio ci racconta la storia del nostro quartiere. Ma vediamo più da vicino qual è il messaggio di questo murales. In basso vediamo delle bambine e dei bambini che cercano di affacciarsi, di sporgersi da un muro. E poi dinanzi a loro una bambina, sempre di spalle, che si nasconde dietro un albero e porta le mani così sopra gli occhi. Beh, sembra proprio stia giocando a nascondino. Ma dove si trova questa bambina? Beh, questa bambina è in mezzo ad una strada e ai suoi lati ci sono dei palazzi, sembrano i lotti di Primavalle. E in fondo, sì, quello in fondo sembra proprio il campanile della chiesa di Santa Maria della Salute a Piazza Capecelatro. Beh, non sarà mica impazzito quest'artista? Cosa ci starà dicendo, che dobbiamo giocare in mezzo ad una strada? No, non vi preoccupate. Il suo è un messaggio molto forte e positivo. E Daniele Roncaccia vorrebbe per i bambini di Primavalle degli spazi più grandi, degli spazi verdi dove possano divertirsi, dove possano giocare e vedere un po' meno traffico e respirare un po' più d'aria pulita. E voi che ne pensate? Siete d'accordo con lui? Beh, allora diteci la vostra e rispondete a qualche domandina e inviateci questi testi. Saremo curiosissime di leggerli. Ciao!